Uno dei temi che stiamo un po' animando adesso anche l'attività dell'associazione che si chiama è quello di conoscere in modo un pochino più approfondito quali sono gli idee progettuali che sono un po' dentro gli operatori, i gestori di questa struttura. Quest'anno abbiamo fatto un evento di cucina aperte un po' diverso dal solito, nel senso che abbiamo cercato di coinvolgere anche soggetti non solo fuori dalla prima rete dell'associazione Cascine, ma anche oltre al distretto agricolo milanese che ci accompagna da sempre, ma anche soggetti che hanno messo attenzione e volontà di intervento su questa tipologia di manufatto che hanno una natura privata e con finalità magari anche diverse da quelle che normalmente sono abituati a conoscere. Abbiamo la presenza di Franco Gina, Pietro Franco Gina, che per conto dell'amministrazione comunale ha seguito un po' tutte le vicende legate all'utilizzo di questo patrimonio e conosce molto bene tutta la materia perché l'ha seguita in diretta in prima persona, ne conosce la complessità e ne conosce anche la potenzialità, per cui magari nel racconto che poi ci farete voi di cosa avete in mente, di cosa state progettando, vediamo anche in che modo l'amministrazione può seguirci e accompagnarci, soprattutto per le cascine pubbliche. Voi sapete che la tipologia di bando che è stata impostata ormai credo da un paio d'anni, mi sembra, è quella di concedere, a fronte di una gara pubblica ovviamente, un diritto di superficie, quindi una possibilità per gli operatori interessati di essere anche un po' più forti dal punto di vista patrimoniale, perché è un diritto reale, quindi assolutamente bancabile, per quello che vuol dire oggi lavorare con le banche, però è un passo avanti su un periodo temporale ampio, quindi che consente l'ammortamento dell'investimento e consente ancora poi uno spazio ampio di possibile fruizione, è quello che oggi il Comune mette a disposizione. E poco e tanto, non lo so, questo magari lo lascio a voi, è un passo importante che non c'è. È un passo importante che va nella direzione che non si è assolutamente interrotta, perché nel corso dei prossimi mesi altre cascine di proprietà pubblica verranno messe a disposizione dei possibili investitori e poi gestori e fruitori. Provo a fare l'elenco, vediamo se ci siamo tutti. Quindi abbiamo Cascina Martesana, che è una nuova iniziativa, poi ce la racconteranno, se qualcuno ha letto il Corriere un mesetto fa, è uscito un articolo che spiegava un po' quali erano il loro progetto, Cascina Privata, quindi un'iniziativa che parte dal basso, da un gruppo di giovani imprenditori. Abbiamo, guardo Claudio, ma probabilmente dovrei guardare anche qualcun altro, Cascina Malue, che ci ospita, Elena. E Sabina. Sabina, quindi un'accordata, poi ci spiegheranno bene da che è composta questa associazione temporanea di scopo. Abbiamo Cascina Girola, architetto Brandolino, che ha seguito i lavori di Lumino San Gregorio, bene pubblico. Oggi invece parlerà di Cascina Girola, bene privato. Così viene inquadrato il suo di dietro invece. Fondazione, che ha vinto la gara sulla Cascina San Bernardo all'interno, parte della Vettabbia, Valle dei Monaci. Poi abbiamo Cascinette, l'ho perso Paolo, eccolo lì, Cascina Sant'Ambrogio, sempre qua in zona sud, una concessione temporanea in vista di possibili sviluppi, e per Casa Chiaravalle, sempre Claudio. No, io per allora, tu Casa Chiaravalle. Credo per la parte di non lo è. Altra tipologia, nel senso che Casa Chiaravalle oggi era una cascina che è stata trasformata, ai noi, da una famiglia mafiosa in una villa dorica, e oggi questa associazione temporanea sta invece cercando di riprogettarla. La cascina avrà bisogno anche di alcuni interventi strutturali anche abbastanza corposi. La caratteristica è che è un bene sequestrato alla mafia, bene credo più grosso in Lombardia in termini di tipologia di bene e di aree agricole connesse, per cui aggiungiamo un altro pezzo a questa
polifunzionalità che la dimensione cascina offre, perché parliamo anche qua di, ci permette di parlare anche di legalità. Io prima di dare la parola a voi, non so con che ordine, magari con lo stesso che ho citato adesso, ringrazio Diego che ho conosciuto mezz'ora fa e che uno ci ha fornito il PC perché ce l'eravamo dimenticato e quindi ci permette di proiettare. Ci ha offerto un caffè, è un residente qua del borgo di Molue, ho scoperto nei pochi minuti del caffè che conosce bene le nostre realtà e in qualche modo lavora anche lui poi nell'associazionismo. Insomma, abbiamo acquistato un nuovo partner ideale, ma anche pratico, perché ci ha fornito supporto. Allora, grazie a tutti, io inizierei. Facciamo la... Ah, San Bernardo, e poi dopo di loro facciamo parlare. Allora, mi sono Marco, ma